Eccoci qua, buongiorno a tutti, ben ritrovati di nuovo in diretta, gente. Oggi finalmente è arrivata la patch 2.4, non se ne poteva più dell'hype, tutto il resto, ma vabbè, finalmente è arrivata, finalmente. Hanno cambiato un po' di cose in gioco, faremo qualche pull, quindi vi avviso che faremo già qualche pull da qui a breve. E non è assicurato nulla, non è assicurato nessun 50-50, mi sono già informato su scene da qualche video e tutto il resto. E al momento sembra essere un supporto Cryo, quindi niente di più, niente di meno. È utile? Secondo me sì, per questo motivo voglio pullarla. Già che ci siamo, andiamo in un posticino particolare a fare le pull, giusto perché magari portano bene. E lei era di Giuliuncarst? Dove si chiama? Eccola qua, eccola qua. Qua ci dovrebbe essere qualcosa. Aspetta. Ci mettiamo in un posto particolare in questa zona di mappa. Magari porta bene. Oh, io auguro che mi porti bene. Ah, sì. Andiamo sopra, andiamo sopra. Non sono uno che crede a questi riti fantasmagorici per le pull, però, dato che non abbiamo nulla da perdere. Oddio, stavo cadendo giù. Dato che non abbiamo comunque nulla da perdere, ci mettiamo qua. Ci posso sedere da qualche parte? Ah, ok. Sit, ecco qua. Ci mettiamo qua ufficialmente a fare le pull. Sembra giusto. Con il sole che sta. Ci fa compagnia. Quindi. Allora, io direi di cambiare musichetta. Ci mettiamo qualcosa di più energico. Ok. Dovremmo dire che ci sta. Ah, oh, magari porta proprio Yel. Io non lo so, non lo so. Però nel dubbio. Ok. Quindi, Madonna, quante pull. Trovi di tutto oggi. Calma. Calma, calmiamoci, che qua non andiamo mai. Che io sono abituato a far pull di merda. Quindi. Sto esplorando l'arena. Ah, l'hai già sbloccata. Io preferisco fare prima le pull, così quando vado nella zona nuova, almeno magari cominciamo a testare, si spera, i nuovi personaggi. Quindi. Oh, io direi di cominciare. Ho detto qua sono a pill. Eh sì, a pill. Sono a PT 27. Quindi siamo molto distanti. Molto distanti. E qua invece siamo a PT, mi pare 30 qualcosa. Ah no, siamo neanche nei primi 20, quindi potrebbe capitare. Speriamo di no una pre-mold al Jade, perché sinceramente non me ne faccio niente. Io ne ho 28 di pull, sto tenendo per John Glee, sono una poveraccia. Ma no, guarda. John Glee si merita tutte le pull di questo mondo, e te lo dico io che ce l'ho a C0. Però a prescindere da questo. Oh. Vediamo cosa ne esce fuori. Io sono 5 mesi che non pullo. 5 mesi. Quindi speriamo di beccare qualcosa di decente. Io direi di andare. Facciamo un minimo countdown. Facciamo 3, 2, 1. E si pulla. Ok, doveva andare male. Speriamo che sia Ningguang. Speriamo che sia Ningguang. Mi serve una costellazione di Ningguang. Dammi Ningguang, per favore, Ningguang. Che cazzo me ne faccio? Vedi perché cominciamo male? Ma proprio male, male, male. A me scene non convinci, quindi la salto tranquillamente. No, guarda, a me non è che convince più di tanto, però mi interessa perché, come ho già detto prima, ho Yula e Ganyu. E a lei è un personaggio che può servire. Quindi per questo motivo. Ok, quindi non abbiamo beccato nessun personaggio 4 stelle con la prima multi. Benissimo. Mamma mia. Vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. Off pity, off pity. Niente. Fantastico. Beh. Vertizi, da inizio gioco sono a PT 25 sul banner army. E non hai mai continuato. Minchia, dovresti continuare prima o poi. Magari prendi qualcosa di utile, eh. Yule e Ayaka, ma non pure lo stesso. Jolly Misera, vabbè. Ah, Eugene, Eugene. Oh, questo vuol dire che tecnicamente ce l'abbiamo già C1. Questo vuol dire che ce l'abbiamo già C1. Perché la danno gratis con l'Enter Rain. Quindi, ok.
Però io volevo Ningguang. Io voglio Ningguang. Porca miseria. Mi servono le sue costellazioni. Voglio farle una build decente. Mannaggia. Mannaggia, mannaggia. Oh, non mi dispiace avere il personaggio nuovo. Però, cioè... Allora, io cominciamo a utilizzare i primogemmi. Purtroppo. Mi dispiace anche utilizzare dopo averli salvati per così tanto tempo. Ma che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Intanto però metto la musichetta un pochino più bassa, se no si sente troppo alta. Ok. Vabbè, andiamo avanti. Mi è rimasto un wishino. Quindi con questo siamo saliti a PT47. Quindi siamo ancora... Dovrei fare in teoria altre tre multi. Sperando di vincere il 50-50. Se non lo vinciamo, pazienza, Shen, è stato un piacere e tanti saluti. Preferisco pullare i personaggi che le armi solitamente. Se sculassi pullerei anche sul banner armi, ma non sculo mai. Povero Wishino, no, guarda, ti dico, non devi sempre prendere cioè, non ti servono tecnicamente le armi, però alcune sono molto importanti per i PPG. Ok, vediamo. Off pity, 50-50. Dai, mi voglio, dammi qualcosa di utile. Niente. È tutto solo. Allora, in questo caso, ti prego, dammi una costellazione di Ningguang. Io voglio Ningguang. Io non ci voglio credere. Cioè, è la seconda volta di fila. Cioè, è incredibile. Anche perché appena prendo scena me ne scappo da qui. Cioè, non ci ritorno più, Chongyun, mannaggia. Ce l'ho già C6 lui. Quindi non me ne faccio niente. Certo, avere 2-4 stelle, ok, potrebbe essere quantomeno utile, però no. Non ce ne facciamo niente del signorino Chongyun. Andiamo avanti. Gente, che dobbiamo fare? La staff of home la volevo, ma il gioco mi ha fatto fare 2 piti per Utao. E cazzarola, minchia. Mi dispiace. Cavolo. Perché la staff of home è quel tipo di arma che la puoi utilizzare con tanti PG, quindi... Andiamo verso il 60, qui niente, ancora niente, quindi vuol dire che alla prossima probabilmente. Sì, sì, no, lui ci sta, in questo banner ci sta perfettamente, però avendolo già a C6 non me ne faccio nulla, capito? Ok. Ningguang, ti prego, Ningguang. Cos'è sto schifo? Oh, è deciso che non devo fare le build per Ningguang. Cioè, è deciso? Porca miseria, oh. Cioè, io non ho parole proprio. Non ho proprio parole. È un po' idol questa... No, è assurda sta cosa. Scusami, ci sono tre personaggi, 4 stelle. Mi ha dato 2 volte un'arma che non c'entra nulla. E una volta un personaggio fuori dal banner. Porca puttana, oh. Cioè, assurda sta cosa. Barbaro, esatto. Veramente dovrebbe sparire. Guarda, non direi che dovrebbe sparire. Però non darmela. Cioè, mi dici che ci sono quei personaggi. Cioè, dammi quelli, dai, che cazzo. Ecco qua. Dite incrociato, tutto incrociato, attenzione, tutto incrociato. Mamma mia, se vinciamo il 50-50, mamma mia. Please, dammi una costellazione di Jin. Se mi dai Jin C4, a me va bene lo stesso, l'ho detto. Mamma mia. Una costellazione di Jin, per favore, Jin. Vediamo. Ah, l'ansia. Per favore. No! Non mi serve! Hai Jin C3, sì, purtroppo... Cioè, purtroppo, a me piace, quindi... Con questa arriviamo alla C2, perché ce la danno anche gratis. Io volevo Ningguang. Porca miseria, volevo Ningguang. Va bene, andiamo avanti. C'è ancora un 50-50 da vincere. Speriamo.
Che me ne faccio di monaci due? Che me ne faccio? Mannaggia. Queste scene. Ah, santa pazienza. Non è servito. Allora, non è servito il posticino. Quindi, per chi se lo stesse chiedendo, non è servito il posticino. Quindi, ok. Possiamo eliminare questo posticino? Questa cosa fa. Ok, questa praticamente ci fa fare un auto attacco caricato. Però c'è una possibilità del 20%, quindi. Mettiamo le costellazioni al. Cioè, lì un'unica costellazione a lei. Ah, allora, adesso ce l'ho garantita. Però. Puoi prendere Lingua al posto di Eugene e all'interno. Sì, però avrei voluto farla C6 la Lingua. Capito? Ma ti hai visto che hanno censurato in Cina gli outfit di Jin, Mona, Rosario e Amber? Hanno fatto dei cambiamenti? Sì, ho visto. Non avevo ancora parlato di questa cosa, però è vera questa cosa. Sono molto carini gli outfit in ogni caso. Però certo è brutto vedersi vedere i personaggi cambiare, non per una scelta degli sviluppatori, ma perché devono seguire delle leggi. Quindi a noi resta come sempre, ma ci dovrebbero dare i cambiamenti come skin gratis. Sì, esatto. In Cina invece, dato che questo cambiamento se lo devono prendere e devono starsi zitti perché non possono lamentarsi, si beccano 1200 primo gem come compensazione. Quindi allora, io adesso tecnicamente potrei lasciarmi il garantito, ma non mi interessa. Cioè, non. Ripeto, per come si è vista ora, Yae non me ne frega più di tanto. No, cosa sto facendo? Devo andare al Character Archive. Eccolo qua. Ecco qui. Quindi io direi, oh, andiamo avanti. Ma per 1200 primi avrei preferito Mona brutta. Vabbè. Ma guarda, Mona non è tanto brutta. Certo è che se passi da una versione super mega sexy a quella lì, è certo. La differenza si nota, la differenza si nota. Vado a farmare ste prima, va, così arrivo già a 30 pullini tonti tonti per Chongli. Vabbè. Buon farming, buon farming. Io però. Sono una testa dura. Sono una testa dura e quindi mi sa che continuo. Però aspetta, c'è. C'ho una. Cosa? C'ho un Gyun da qualche parte? Mi dice che c'è. Ah, character selection. Eccolo qua, eccolo qui. Ok, c'è Eugene che era qua. Con questo è il mio 40° personaggio. Molto, molto carino. Allora, dato che questo posto ha portato Yella, non ci ritornerò mai più in vita mia. E andiamo qua. Io sono mezzo convinto di farmi altre pussi. Voglio prendermi la scena. Poi l'arma, pazienza, l'arma, oh, non si riesce mai a prendere tutte le armi che si vogliono. Però, sinceramente, di avere una Mona C2 non me ne faccio niente, quindi si wish sulle manine di 20. E beh, no, guarda, preferisco andare in un altro posticino. No, aspetta, sono andato dalla parte sbagliata. Allora, con tutto il bene che voglio a Mona, è stato il primo personaggio Hydro che ho portato al 90. E cazzo, ha delle armi buone, ha un'ottima build, però. Cioè, io sono partito che volevo scene. Ora, speriamo di trovarla. Ci mettiamo qua alla Bubu Pharmacy. Senza Cici. Perché tanto ora Cici non può venire più a rompere le scatole. Quindi. E avevo provato a gufartela con Cici. Ma guarda, tra le due è molto meglio Mona. Questo sicuramente. Però ti ripeto. Non è un PG così tanto utile. Allora, qua possiamo prenderci in teoria 25. No, scusami, sono 5 pull. Aspettiamo di arrivare tipo a 20, quindi insomma, ci vuole un po', ci vuole un po'. Ma forse una burti nel bandiera me la faccio, magari scuro la premolda. Ma la premolda non è che sia chissà che cosa, non è nemmeno la best in slot con Xiao, quindi vabbè, io
In ogni caso, che P5 Stelle troverai mai? Non lo so, non lo so. Ma si continua a frizzare la live? No, guarda, se si continua a frizzare. Cioè, qua io non vedo nessun problema qua da OBS. Non ho perso nessun frame, quindi probabilmente potrebbe essere la tua connessione. Perché purtroppo, dato che non ho l'affiliazione con Twitch, è fissato a 1080p lo stream. Quindi purtroppo non posso farci niente, raga. Mi dispiace. Non ho ancora l'affiliazione, quindi. Ma mi piace troppo che sia. Vabbè, a livello estetico è la migliore, assolutissimamente. Io però, 20 pull quale voglio fare? Perché se che mi capita scene off pity, va comunque bene se me la capita off pity. Certo è che avrei potuto fare un giro completo almeno di pity nel banner arma. E questo me l'ha un po' rovinato. Quindi mi sa che non ci prenderemo l'arma sua. Purtroppo, purtroppo. Quindi andiamo avanti. Andiamo avanti, facciamo un paio di pull qua, dai. Dammi scene of pity. Per favore, per favore. Oh, se ti vuoi dare, se me la vuoi dare una costellazione di Ningguang, non mi farebbe male. Caputtana, oh. Niente. Mi ci gioco tutto che Chongyun o Yujin un'altra volta, guarda. Col cavolo che mi capita Ningguang. Ma è possibile una cosa di questo tipo? Cioè, io non ho parole proprio. Io non ho proprio parole. Cioè, ma di tutte le cose che può uscire nel 4 stelle? Oh. Ma meno male che ho salvato tutti sti primogemmi gratuitamente. Meno male. E se no, veramente, cazzo, Porca miseria. Sa cavolo è sto schifo? Mamma mia, oh. Andiamo avanti, andiamo avanti. Off pity, per favore. Niente. No, ma non lo voglio nemmeno vedere. Ah, ecco! Finalmente! Oh, una volta che l'ho saltato, mi ha dato Ningua. Finalmente. Siamo a C3. C3. Porca miseria, oh. I primogemmi, eh beh. No, quelli sono 5 mesi che sto salvando, quindi, oh. Siamo a PT20. Quindi, boh. Con 6 wishini messi da parte. Ma sì, andiamo avanti. Che rottura di cazzo, però, madonna. Mi dà un fastidio. Allora, ci sta a non prendere il 5 stelle. Ma a darmi una sola volta, Ningguang, dopo più di. Quante saranno? Almeno 100 pull le ho fatte. Cioè, porca miseria, oh. Cioè, non se ne può proprio più, eh. Saltiamo. Yujin. Vabbè. Allora, arriviamo al banner arma. Cioè, arriviamo alla Piti e poi non se ne parla più. Oh! Finalmente! Ningguang! Oh! Mamma mia, mamma mia! Sì, guarda, a questo punto sì, ma io non la voglio, non la voglio utilizzare! Però Ningguang finalmente è arrivata! Porca miseria! Eccola qua! Allora, la C4 fa schifo la sua, non serve a un cazzo! Però! Però! Finalmente. Quella cazzo di sacrificio alla sua maiuscina. Guarda, su questo non ti posso dire che ti capisco perché è stata una delle prime cose che ho preso io. Quindi. Non ho la minima idea di che PT siamo. Dovrei aver fatto 40-50 pull nel nuovo, cioè dopo il 5 stelle. Quindi andiamo avanti. Così ci rimangono abbastanza, forse, abbastanza primogen per fare 100 pull nel banner arma. Non prenderò mai la Calamity Keller. Pazienza, pazienza. 5, 5, 5, 5, 5. Porca miseria.
Eugene, io non la utilizzo, non me ne faccio niente di sto PG, porca miseria. Allora, se rimango sopra i 16.000 primogemmi, ne ho abbastanza per fare 100 pull, quindi sì. Siamo già a 40 di Star Glitter, quindi... E giochi da un anno, cavolo. Che rottura, però, che rottura. Cioè, sarei stato molto più contento se mi avesse dato più considerazione di lingua. Perché il 5 stelle ci sta, quella è una lotteria. Non è che me ne frega più di tanto. Però, cioè, almeno dammi il PG che voglio del banner. Cioè, anche Chongyun è uscito una volta. Cioè, avessi voluto lui, capitavo proprio male. Vabbè, andiamo avanti. Questa forse dovrebbe essere l'ultima per il 5 stelle. È garantito ora, quindi arriverà. No, non è l'ultima, forse è la penultima. Guardate, la Favonius Lens. La Favonius. Madonna mia. La Favonius Lens. Ma di che cazzo stiamo parlando? Cioè, madonna mia. Cioè, veramente delle pull orribilanti stamattina. Orribilanti. Ok, altri 1.600. Forse questa è l'ultima. Cioè, speriamo che sia l'ultima. Voglio andare nel banner arma. Nemmeno, mamma mia. Eugene Rosaria. C'è Chongyun, è uscito una volta. E è uscito due. Madonna. Rosa, che cazzo c'entra Rosaria? Cose allucinanti. 19.000. Porca miseria. 1.600, andiamo a 17.000 e qualcosa. Siamo proprio lì. Se trovavi scene te ne uscivano 50 di Chongyun. Quasi qua. Questa dovrebbe essere l'ultima. Io ho perso il conto, ma dovrebbe essere l'ultima. Alleluia. Dammi una lingua assieme. Una lingua, proprio una lingua, dai. Così la facciamo ci sei e non se ne parla più. Eccola, allora, c'ha la splash art che era molto simile a quella di Mona. Mi ha fatto venire un mini infarto, ho detto che cazzo è, ok. Chongyun. Perché Mioyo mi vuoi male, perché? Cosa ti ho fatto di male per non darmi la C6 di Ningguang? Perché? Perché? Non si sa. Vabbè. È arrivata a casa. Dopo 150 pull è arrivata a casa. Va bene. Mamma mia. Oh. È stato un infarto pullarla lei. Ok. Allora, possiamo mettere... Cioè, abbiamo fatto 4 costellazioni di Eugene e non la utilizzerò. Cioè, la C6 cos'è che fa? Ah, aumenta la velocità degli attacchi normali che sono boostati da Eugene. 12%, non so quanto possa essere utile. Quindi diciamo che forse le costellazioni migliori sono queste qui, forse, io non lo so, non ho nemmeno lette, quindi non ne ho la minima idea. Ok, Rosaria, C4 Rosaria, beh, C4 Rosaria aumenta l'energia. Oggi ho avuto leggermente, un piccolo problema tecnico, che OBS era mezzo partito, e quindi purtroppo si è dovuta concludere la diretta ancora prima del previsto. Ho fatto le mie pull, le ho condivise su Twitter, non le ho potute far vedere con voi, mi dispiace, però insomma facciamo tipo un riassuntino di quello che è successo questa stamattina, così almeno vi faccio vedere un po' cosa ho pullato, per chi se lo fosse perso. Allora, oggi abbiamo fatto pull nel banner di scena, quello che è, e anche nel banner armi. Nel banner personaggi ho trovato lei, Eugene, sono arrivato alla C4, potenzialmente C5 ma non prenderò lei dall'Enter Right, e sono arrivato alla C5 di Ningguang, quindi per questo motivo do priorità a lei per finirla almeno. Poi ho trovato scene, nonostante alla prima volta del 50-50, salve Acer, salve.
Nonostante al primo 50-50 l'ho perso, quindi ho trovato Mona, quindi Mona C2. Poi mi sono dovuto fare tipo una PT quasi completa, non erano 80 pull, mi sa che erano 70. Sono riuscito finalmente a trovare scene. Ti dico che già a livello 40 ne vale la pena, ne vale veramente la pena. Poi, sempre di questa mattina, la sorpresa più grande, tralasciando la Primordial Jade che è arrivata, io ce l'avevo già, quindi non so che cazzo farmene. Dopo mi potresti dire che lancia dovrei dare a Eugene? Sto impazzendo. Ok, ci arriviamo. Dicevo, la sorpresa più grande del banner arma, che io non so come faccia a sculare così tanto nel banner arma, è stato il fatto che oltre alla Primordial Jade, dopo pochissime pull, mi ha dato quest'arma qui. Cioè, io che cercavo quest'arma da un anno e mezzo, finalmente è arrivata. È tempo che di pullarla l'ho portata a 90 subitissimo. E mamma mia cosa non è quest'arma, la Wolf Bark Bow Claymore, esatto. Che poi io non mi ero mai accorto, vedendo gameplay e tutto il resto, che quando si attiva il suo buff, cioè il suo talento, appare letteralmente un lupo rosso sulla testa del personaggio. Cioè io non l'avevo mai vista sta cosa, cioè, non so dove cavolo avevo gli occhi, quindi boh. Però ti dico che a parte che ha un talento della Madonna, e quindi ok, su questo ci siamo. Mi passa, il mio D-Luck me lo passa da 2007 a 3100. A questi 3100 ci devo mettere il boost di Bennett, arriviamo a oltre 4000 di danno. Se avessi un D-Luck fatto bene a livello di artefatti, minchia, sarebbe veramente, ma veramente wow. Sì, ti giuro, non l'avevo mai notato. Cioè, è stata una cosa che ho notato ora perché fa anche un effetto sonoro, che mi pare che fa tipo una cosa di questo tipo. E quindi tu dici, in teoria è l'arma migliore che ci dovrebbe essere per Resor, però io non lo utilizzo, e a livello di estetica è tutta rossa, quindi io me la utilizzo sul mio D-Luck, quindi mi dispiace. A parte questo, è un'arma fighissima, e io non vedevo l'ora di pullarla, finalmente. E tra l'altro, dato che non ho preso la Calamity Keller, e la Calamity Keller, dato che l'avevo messa nel Fate Point, adesso ho due Fate Point, quindi ce l'ho garantita. E ce l'ho garantita soprattutto perché ho preso quest'arma che è fuori dal banner. Mi sono detto, tanto vale fare un leggero top up giusto per arrivare a 60-70 pull e cercare di prenderla. Perché a questo punto ne vale la pena, cioè ne vale la pena perché è assicurata. E dato che ho già due fate point, non posso perderla. E quindi, cioè, tanto vale. Perché tenermi l'arma assicurata di un banner arma, insomma, non ne vale tanto la pena. Cioè, certo, magari usciranno prossimi banner, qui potrebbe essermi utile, ma non mi va di ragionare da qui al futuro, sinceramente. E direi di fare qualche pull. Sì, facciamo qualche pull. Giusto perché qua devo arrivare a 70. E sono già, insomma, non sono così avanti a livello di PT. Siamo 12, 18, 24 e 25. Quindi da 25 a me servirebbero in teoria un 40-50 pull, che dovrei averle in questi primogemmi che ho ora. Magari capitasse prima ancora meglio, così salviamo un po' di roba. Però in tutto ciò, dato che questo banner dura 20 giorni, io ho ancora 17 giorni di cosa? Della Welkin, quindi posso gestirmi anche quella. Vediamo un po' cosa riusciamo a prendere. Ovviamente non poteva capitare all'inizio. Un'altra Lytic Spear. Ok, questa potrebbe iniziare a diventare interessante perché questa qui scala con l'attacco. Ci metti Shinkyu e Cici. Guarda, volendo ti direi anche di sì. Il problema però qual è? Che la mia Ganyu deve fare Melt, quindi ha bisogno di Pyro.
di avere un altro PG Cryo nel team, non so quanto ti può essere utile. Shinkyu va anche bene, però team permafreeze per Gaio, cioè sì, ti direi che va anche bene come alternativa. Però la reazione che può fare Ganyu col Wanderer e con il Pyro è veramente buona. In ogni caso, questa lancia, a prescindere da scene, è ottima già di per sé. E potrebbe anche essere un'alternativa per Xiao, volendo, se qualcuno gli manca una lancia buona per lui. Perché comunque scala con l'attacco. E se si mette in un team di Liyue, cavolo. Soprattutto al refinement alto potrebbe essere una cosa interessante. Sì, ma tranquilla, alla fine sono tutte idee. Allora, vediamo se riusciamo a farle in queste tre prossime multi, speriamo. Niente. Noel. Mannaggia, mi ha dato questo che cos'è? The Wizzit, che ce l'ho già al refinement 5. Non il mio, eh beh, te non hai problemi, Agile, te non hai problemi. Anche perché non mi viene in mente altri healer di healer, nemmeno a me, nemmeno a me. Ok, andiamo avanti, andiamo avanti. Mannaggia, perché? Perché? Un'altra, cioè sto trovando, oggi ho trovato tipo una ventina di The Flute. Cioè è una roba allucinante. Boh. Allora, siamo a... Questa è l'ultima che possiamo fare. Niente. Però abbiamo un'altra Lytic Spear. Ok. Quindi siamo arrivati esattamente a 4 più 800. Aspetta, mi faccio un calcolino. Mi faccio un calcolino. Siamo 160 per 4 fa 640 più 843 fa 1480. Ci mancano 100 e qualcosa. E riusciamo a farlo. Ok, adesso posso fare ufficialmente la mia ultima multi e prendermi questa Calamity Kellerina. Finalmente, perché non se ne può più. Teniamo le dita incrociate, perché comunque non è detto nulla. E oh, dovrebbe essere un'ultima multi. Se non è questa, mi mancano 5 pull. Quindi, cioè, minchia. Calamity Keller in arrivo, gente. Eccola qua! Eccola qua! Finalmente! Ale! Non se ne poteva più! Un Wizzit a caso! Un'altra 5 stelle no? Neanche regalata! Vabbè, pazienza! Finalmente! Calamity Keller! Grazie, grazie. Ma è stato scontato perché. Perché mi è capitata la Primordial Jade veramente all'inizio della Pity. Anzi, no, dopo aver finito il primo giro di Pity, e dopo è arrivata subito dopo la Wolf. E dato che erano già due Fate Point, era assicurato che dopo capitava un'arma del banner, sarebbe stato uno spreco non prenderla. Perché era assicuratissima. Quindi, cioè. Quindi, tra l'altro, dato che non ho altri personaggi con la Polearm, potrei farci anche un pensierino di fare un refinement 2 a questa qui per Xiao. Però non lo so.